E quindi insomma, Green Pass dal 6 agosto con obbligo per ristoranti al chiuso, bar, spettacoli e sport, esentati gli under 12 e chi ovviamente non si può vaccinare. Di questo parliamo anche con Enrico Giancarli in diretta con noi e anche e soprattutto delle dichiarazioni che sono emerse appunto e che sono state oggetto anche di lanci proprio sui canali social della nostra emittente con il Premier Draghi che ha detto l'appello a non vaccinarsi è un invito a morire. A far morire e il governatore Marsilio che ha detto a tal proposito l'esecutivo sul Green Pass imbocca la strada sbagliata. Con Enrico Giancarli, dicevamo, ne parliamo in diretta. Enrico, eccoti qui, buongiorno a te. Sì, buongiorno Anna, naturalmente un saluto a tutti gli amici che ci guardano all'ascolto perché queste dichiarazioni, sia del Premier Draghi sia la risposta del Presidente Marsilio, le abbiamo abbondantemente lanciate sulla nostra pagina ufficiale e sono state proprio oggetto di grandissime discussioni da parte dei nostri spettatori, da parte delle persone che ci seguono. Soprattutto la frase, ecco, questa è la risposta del Presidente Marsilio alla frase che ha lanciato il Premier Draghi ieri in conferenza quando ha detto l'appello a non vaccinare. Un appello a morire o a far morire, espressione commentatissima, questa chiaramente con tante, diciamo, tante persone favorevoli naturalmente a quello che ha detto il ministro, il Premier Draghi, ma c'è anche chi non è d'accordo sulla forza e diciamo così, sull'incisività di questo appello e poi la risposta del presidente Marsilio che da un lato si è detto favorevole sulla strada intrapresa per il cambio delle modalità per stabilire i colori delle regioni, però sulla strada imboccata per il Green Pass non è d'accordo con quanto fatto dal governo. Noi poi oggi alle 17:30 diamo appuntamento in diretta sulla nostra pagina perché? Perché Anna, noi faremo quello che è diciamo un approfondimento sulla situazione del Covid in Abruzzo, soprattutto per quanto riguarda le varianti, soprattutto per quanto riguarda i vaccini, con il dottor Paolo Fazi che risponderà in diretta alle domande dei nostri spettatori. Ultima nota sulla nostra pagina ufficiale, proprio di poco fa, il video che abbiamo pubblicato di purtroppo, di una grande tartaruga ritrovata in mattinata a Giulianova, aveva scambiato una busta di plastica per una medusa e ha attirato chiaramente la curiosità di tantissimi bagnanti che erano lì in spiaggia a Giulianova. A te, Anna.